per parlare di quella che è la situazione politica amministrativa del Comune di Roma. Situazione politica amministrativa che inevitabilmente si è intrecciata e si sta intrecciando con discussione all'interno del Partito Democratico. Non ho sbagliato a mettere il mio partito, perché è chiaro ed evidente, ancora non formalizzo alla Presidente Cade Di Marzio le dimissioni dal gruppo del PD, ma le possiamo considerare fatte, perché lunedì o martedì massimo andrò al Comune a formalizzare. Dico questo, ovviamente poi ci ritorneremo, il primo step che mi sono dato, ovviamente lo faccio con un gesto con estrema amarezza, però è anche vero, io sono un pochettino superstizioso e sono un po', come dire, fatalista. Chi magari oggi potrebbe andare a ricoprire il segretario della segreteria regionale del partito, non per fare i nomi, facciamo i cognomi, fino a Michele, nel 2014 ha fatto una forte campagna a favore di Andrea Giovanni. E queste persone sembrano che se ne dimenticano. Non solo, ma tutti i vari innovatori che adesso si dicono grandi paladini del Partito Democratico, non dico neanche le ultime elezioni delle regionali che si sono candidate in altre aggregazioni politiche, ma addirittura anche loro nel 2014 hanno votato fortemente Andrea Gelosolimo, poi improvvisamente si accorgono che Andrea Gelosolimo è una sottospecie di diavolo, e per cui l'ultimo manifesto parlano addirittura di un patto scellerato. Una volta era Gelosolimo di Masci, adesso è Gelosolimo di Masci, Taglieri si riparte. Questo è l'ultimo documento che è uscito dalla stampa. E quindi è chiaro che il prossimo film ci metterà di nuovo. E questa è la situazione attuale. Perché dicevo questo? Perché è importante fare questa conferenza stampa? Ho fatto questo step e poi ci rientriamo. Perché in politica, io penso, noi possiamo stare anche non in accordo su alcune situazioni. Però una cosa che io non tollero, e se qualcuno pensa che io queste cose non avrei detto, si sbaglia. Una cosa che non tollero è il fatto che si dicono bugie, si mente sapendo di mentire, perché ognuno può prendere la posizione che vuole. Figurati se io mi posso permettere, o quantomeno posso interessarmi di posizione di qualcuno di Capistrello, però non mi interessa. Anche là, stessere tranquilli, che io, o quando una persona è onesta, quando una persona non ha rubato, quando una persona fa la politica per il gusto di farlo, perché non abbiamo mai preso incarichi a qualche ente, ognuno può fare quello che vuole. Se le persone, se poi sul Mona, vabbè, lo lasciamo perdere. Perché è importante parlare alla città? Ma soprattutto perché bisogna recuperare, io ho scritto tre parole, la mia credibilità personale, la mia dignità personale e la mia onorabilità. Perché questi possono dire quello che vogliono, ma la verità vera è una sola, che noi abbiamo fatto i direttivi del Partito Democratico regolarmente convocati e regolarmente convocati il segretario provinciale. Punto. Questa è la verità storica.